Ma perché le ragazze ti rispondono a monosillabi a inizio conversazione? Lo vedremo in questo video. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi dal vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Quindi questo video nasce dalla domanda barra lamentela di un utente che dice: ma perché bisognerebbe diventare maestri della conversazione? Magari ogni tanto potrebbero anche avere qualche cosa da dire anche loro, sì, le ragazze. Non è detto che io debba necessariamente essere un'enciclopedia e loro delle capre a cui basta indossare un vestitino, ma che vadano a fare in culo a una certa. Quindi, innanzitutto, prima di parlare appunto del perché rispondono a monosillabi, di sicuro, essendo arrabbiati con le donne, non si va da nessuna parte. Ragionaci un attimo, freddamente, se provi rancore verso le donne, se le odi, come fai a avere un'interazione positiva con una ragazza? Come fai a far passare del tempo piacevole con una ragazza? Come fai a fare in modo che lei abbia un'esperienza positiva con te e che abbia voglia di rivederti se tu di fondo la odi, se odi il genere femminile? Capisci che è impossibile. Il modo per smettere di provare rancore verso le donne è capire le donne, ok? Abbiamo corsi anche per questo tipo di argomento per comprendere nel profondo la psicologia femminile. Nel momento in cui comprendi la psicologia femminile, perdi il rancore verso le donne. Noi siamo arrabbiati e proviamo rancore e frustrazione verso ogni cosa che non capiamo. Quindi, se non capisci le donne, quindi vale per qualsiasi ambito di vita, se non capisci un qualcosa, se non capisci le donne, provi rancore verso le donne. Quindi, bisogna andare lì a comprendere la psicologia femminile, ma non è neanche questo, non è l'argomento di questo video. Quindi, la questione della conversazione, cioè, innanzitutto, se una ragazza è vuota nella conversazione, se è assolutamente, non so come dire, apatica, sterile, non interessante, non ha nulla da dire, non so, è costantemente sempre a far festa, a ubriacarsi e a farsi le canne, e a quello con la parlata anche smorta, no, cioè io sono il primo che se ne va quando una ragazza non è interessante nella conversazione, quando vedo che non ha nulla da dire. Quindi non è che la ragazza non deve fare niente, quello è sempre il punto di vista di uomini che hanno zero o pochissime esperienze. Ah, beh, lei non deve fare niente per avere l'attenzione degli uomini. E sì, dopo con l'attenzione degli uomini cosa ci fa? Si sgrilletta sull'attenzione degli uomini, cioè deve convertire quell'attenzione degli uomini anche poi in un fidanzato, in uno con cui ci va a letto. Quindi bisogna sempre andare poi a vedere la situazione nel profondo, non fermarsi alla superficie, alla reazione iniziale, come anche il mio amico che è più bello ottiene più attenzione dalle ragazze. Ok, e quindi se le scopa 99% volte? No, perché l'attenzione in sé poi non ti porta a far sesso con una ragazza. Quindi non bisogna fermarsi alla reazione iniziale. Quindi una ragazza chiaramente ha attenzioni più facilmente rispetto all'uomo, ma cioè, poi non cambia niente, cioè, non è che si sgrilletta poi sulle attenzioni della ragazza. Quindi la ragazza deve fare poi durante la conversazione. Ma siccome sei tu che la stai approcciando la ragazza, all'inizio devi creare interesse tu nella conversazione. La ragazza non ti conosce, sei uno sconosciuto. Se approcci di giorno in discoteca, online, dove minchia l'approcci, sei uno sconosciuto, la ragazza non ti deve niente, ti dà fastidio questa cosa e non scoprirai mai. Cioè, io posso anche fare il video più delicato, ma poi non funziona, non ti aiuto. Quindi, cioè, se vuoi, faccio video più delicati però, e ti continui a rimanere da solo tutta quanta la vita. Quindi la ragazza non ti deve niente soltanto perché la stai approcciando. Tu immaginati, ecco, iniziamo a capire un attimo meglio le donne. Mettiti dalla prospettiva femminile: se la ragazza dovesse dire di sì a ogni uomo che l'approccia, e capisci, cioè passerebbe la vita tutti quanti i giorni facendo appuntamenti e scopando, e non avrebbe più tempo per la famiglia, per il proprio lavoro, per la propria vita, per uscire con le amiche. Cioè, passerebbe, se dovesse dire di sì a ogni uomo, cioè, tu immagini, le ragazze ogni giorno ricevono decine di messaggi sulle app di incontri, su Instagram, cioè già soltanto con quelli sarebbe piena. Se semplicemente anche quelli che l'approcciano dal vivo, di giorno, in discoteca, a parte di giorno non approccia nessuno, di giorno ci sono i disagiati che magari le fanno il commento e basta. Le ragazze no, ricevono gli approcci di giorno, che ricevono fatti in una maniera più o meno giusta durante l'arco di una vita, le si contano sulle dita di una mano. Quindi le ragazze ricevono tutti i giorni, di giorno, il commento del deficiente per strada, no, ricevono un approccio. In discoteca sì, ricevono gli approcci, ma sono comunque da gente disagiata. Semplicemente anche gli amici che ci provano con lei, e tu immaginati se dovesse dire di sì a ogni uomo. Quindi la ragazza deve creargli l'interesse, non è che perché l'hai approcciata allora subito deve darti corda, cioè non c'è questa legge nella vita. Ah, perché io l'ho approcciata, allora lei me la deve dare. E non funziona così la vita, e vorrei che funzionasse così, in realtà no, perché anche questa qua, lezione di mentalità: se fosse tutto quanto subito, facile, immediato, che non ci sarebbe il valore, l'appagamento deriva anche dalla difficoltà.
E se tutti quanti avessero subito, facilmente, automaticamente i risultati con la ragazza, soltanto perché devo approcciare una ragazza, lei deve darmela, non sarebbe più un vanto avere risultati, non ci si sentirebbe bene nell'avere risultati, perché tutti quanti ce li hanno, non sarebbe più speciale il fatto di avere risultati. Sarebbe speciale l'essere da solo, sfigato, che non ci sa fare con le donne. Quindi sarebbe un mondo al contrario, che non mi sembra esattamente l'opzione migliore. Quindi all'inizio devi creare tuo interesse nella conversazione. Quindi sviluppando capacità di conversazione, facendo tu all'inizio la maggior parte del lavoro per i primi minuti di interazione, finché poi non diventa un 50-50, finché non raggiungi il cosiddetto punto di aggancio, che è il momento dell'interazione, dove la ragazza ha visto abbastanza di te, abbastanza della tua personalità per dire ok, questo è uno a posto, rimango a parlare con lui. E da lì diventa più un 50-50. Questo punto di aggancio si raggiunge entro massimo 3 minuti, quindi non dopo 20 ore, lo raggiungi dopo 1-2-3 minuti. Ok? Quindi durante un appuntamento l'interazione può diventare anche sbilanciata in tuo favore, nel senso che è la ragazza che investe il 60-70-80% durante l'appuntamento. Ma perché lì te la sei lavorata per bene, hai creato molto interesse nella ragazza, sei fatto le cose fatte correttamente. Quindi, e soprattutto anche con ragazze timide, cioè tu pensa, approcci una ragazza timida, un po' introversa, e cioè se tu dici ah no, deve essere lei che parla, cioè ti stai proprio tirando la zappa sui piedi da solo. Una ragazza un po' più timida, introversa, non è che è timida e introversa, è che si deve sentire a tuo agio, si deve sentire a suo agio con te per iniziare a parlare come una ragazza estroversa. E com'è che lo fai? E parlando di più tu all'inizio, se non sei capace a conversare con le ragazze, seghe a vita e poi sbori sullo schermo il computer. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto 9 ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.